Esportare nel mondo le esperienze acquisite nel tempo dalla Regione Lazio è uno degli obiettivi del volume Il Lazio e la Green Economy, presentato oggi presso la sede della stampa estera. Il volume intende mostrare la progettazione di ciò che sarà necessario per il benessere degli umani, ovvero rendere compatibili le nostre vite con i limiti del nostro pianeta, conciliando i cicli di riproduzione delle materie prime rinnovabili, l'uso intelligente e il recupero delle materie prime non rinnovabili e scoprire un modo diverso e compatibile per la produzione dell'energia di cui abbiamo bisogno. È evidente che proprio il passaggio di paradigma produttivo dell'energia ci sta imponendo di scegliere insieme a tutti i partner del pianeta, a tutte le altre comunità del mondo, qual è la strada più efficiente, o meglio, quali sono le strade, perché probabilmente nel futuro non ci sarà, come è stato nel Novecento, un unico modello sostanziale di approvvigionamento, che è quello dei combustibili fossili, quindi o carbone o petrolio. Noi stiamo andando verso una redistribuzione delle fonti di approvvigionamento, probabilmente verso una decentralizzazione della produzione, e questo necessita di tecnologie diverse. Ecco, l'incontro con le esperienze dei territori è fondamentale. Il Lazio darà il suo contributo. Intanto questo libro ha una peculiarità: è stato pubblicato in tre lingue diverse, italiano, inglese e russo, e pochi sanno all'estero di questa attività di ricerca, e non solo di ricerca, anche di produzione avanzata nel settore appunto della green economy, dell'information technology. Quindi nella settimana che sarà dedicata alla Regione Lazio presso il padiglione internazionale e il padiglione italiano della Fiera Internazionale Expo 2017 in Kazakhstan, c'è una occasione unica per fare conoscere il Lazio, per fare conoscere questo aspetto che si situa in modo armonico in quello che è il tema dell'Expo, e accanto a questo poi ci sono tutta una serie di iniziative collaterali che vogliono promuovere quello che è anche il turismo, quello che è anche la gastronomia, l'agricoltura, i vini, gli oli del Lazio. Il volume presenta la missione regionale a Expo Astana 2017. L'esposizione, organizzata in Kazakistan, sarà infatti incentrata sul tema dell'energia del futuro. Le inevitabili trasformazioni del rapporto tra l'uomo e la gestione delle risorse naturali, soprattutto alla luce degli attuali trend globali in materia di cambiamenti climatici. Kazakistan è una nazione in pieno sviluppo, ha tantissime risorse geologiche e quindi gas, petrolio e quant'altro, ma soprattutto il Kazakistan ha deciso di mettere in atto una rivoluzione che parte dalle città, infatti interi pezzi di città sono in questo momento in via di progettazione o in via di realizzazione, perché hanno capito che il gas può essere il veicolo per una transizione a lungo termine, 2050, 2060, 2070, verso la decarbonizzazione. Il gas avrà un ruolo importantissimo nei prossimi decenni e soprattutto, paradossalmente, per veicolare il mondo dell'energia da un modello a un modello completamente diverso, che è un po' quello, il mondo dell'innovazione e della ricerca che stiamo sviluppando anche qui a Roma. Capire nelle microgrid, cioè queste reti intelligenti dell'energia, come provare progressivamente a ridurre il carbonio. La cosa di cui abbiamo veramente bisogno in questo momento, però, nonostante il contesto complessivo sia molto favorevole, è una programmazione a medio-lungo termine, una pianificazione nel modello energetico, nelle soluzioni energetiche, nella riconversione energetica dell'industria, nella attuazione finalmente dell'economia circolare e di quote progressivamente più ampie, più grandi di rinnovabili. La Regione Lazio, ha spiegato l'assessore regionale allo sviluppo economico e attività produttive Guido Fabiani, ha deciso di fare la propria parte promuovendo politiche di sostegno alla reindustrializzazione e azioni che permettano di essere all'altezza delle nuove sfide. La partecipazione a Expo Astana 2017, ha sottolineato poi, si inserisce in questa dinamica. Questa è un'occasione importante che noi vogliamo sfruttare ad Astana, nel Kazakistan, un paese in via di sviluppo che certamente è interessato
come a livello globale ai problemi della sostenibilità, del risparmio energetico, della green economy e così via. E noi nel Lazio abbiamo delle eccellenze importanti da questo punto di vista, eccellenze che possono competere a un livello internazionale, e come regione ci stiamo adoperando per sostenerne la presenza e la continuità di presenza anche in un paese come questo, che è anche poi un'apertura verso un mondo più vasto ancora.